Sta andando, eh? Sì. Allora, io parto qua. 3, 2, 1, ciak! Dario, dai, andiamo, che dobbiamo partire, c'è tardi. Arrivo. Oddio. Mamma mia, che sonno. Proprio alle 5 del mattino dobbiamo partire. E cosa vuoi fare? Dobbiamo andare a Pizzo Gallo, cosa vuoi fare? Partire alle 6 del pomeriggio. Dai. Ho capito, mamma mia, che sonno. Cosa stai facendo? Entri in macchina e non apri la porta? Te l'avrà ciulata ieri sera. Non me l'hanno ciulata. E poi cosa fai? Stai in piedi in macchina. Ah, non è un vanetto? Non è un vanetto. A parte che tu stai in piedi anche in una micra. Dai. Ha parlato Magic Johnson. Dai, su. Hai visto la bella macchina nuova? Nuova, nuova. Bella. Nissan S2. Ti faccio vedere ad esempio, guarda. Qui ad esempio il cambio. Sì. Di qua le frecce. Figo, eh. Poi se lo metti nel centro, prende tutte le stazioni FM, CB, CUB, tutto DAB. I giapponesi sono avanti. Un'altra roba. Sì, sempre detto. Sì, Nissan. E come sistemi di sicurezza invece che cos'ha? Guarda, il sistema di sicurezza è molto evoluto. Ti faccio uno fra tutti, ti posso dire. Se tu per dire stai per fare un incidente, no? Sì. La prima cosa che fai, sposti il piantone e ti fiori dal finestrino. Pensate, sì. avanti, niente da dire, giapponesi sì. In assoluto. Sì. E come clacson invece come funziona? Perché a me piace un po' il rumore del clacson, sai, quando suoni un po'. Sì, beh, ti dirò, ho preso il modello base e quindi il clacson deficita un po'. Nic. Hai preso la Nissan Baracca? No, SV, è un'altra cosa. Fai una cosa, Dario, chiama Robby, perché secondo me non è ancora pronto, non è ancora giù. Allora gli dici di scendere. Ho il sospetto anche io. 3-3-2-2. Ah no, scusa, quella è tua sorella. Te la faccio passare io la voglia di chiamare mia sorella, eh? Falla passare a lei la voglia, quell'infoiata. Dai, chiama Roberto, su. 2-2-1-1, enter. Enter? Cosa vuol dire enter? Enter. Quando avvii la comunicazione. Alzi la cornetta, enter. E quando devi mettere giù la comunicazione cosa fai? Esker? Dai, chiamalo, su. Enter. Enterocolite mi sta vedendo. Dai. Pronto? Sì, pronto. Sì, pronto. Pronto? È pronto. Sì, pronto. Ancora. Pronto. Pronto. Ma vangulo. Ha ragione lui, l'ho sentito da qui. Che conversazione è? Pronto. Di qualcosa, come fai a parlare così? Pronto, sono 30 anni che telefono, sto a vedere che non sono più capace. Oh, voglio vedere il tuo telefonate. Pronto, clic. Dai, fai di qualcosa, di chi è, fai qualcosa. Vabbè, ma pensa a te. Su. Pronto? Chi è? Sì, pronto, chi è? Chi è? Chi sta cercando? Ha chiamato lei? Chi è? Scusi, lei che sta cercando, lei che mi ha chiamato? Chi è? Ma vaffanculo! Ma hai ragione due volte! Ma scusa un attimo, come chi è? Che conversazione è? Prima pronto, adesso chi è? Beh, l'hai detto tu di dire chi è, abbi pazienza, o ti fai chiarezza nel cervello o... Ma dammi il tuo telefono, va, ci penso io, su, a chiamare. Enter, esche. Puoi anche evitarlo a interest, è una tastiera ergonomica quella, eh. Cioè l'hai parlato poco. Ergonomico. Enter. Pronto? Sì, pronto. È il signor Roberto Vicini? Sì, sono io. Guardi, qui è la guardia di finanza. Ha sbagliato numero. Cretino, siamo noi, vieni giù che stiamo arrivando. Preparati Roby che arriviamo. Ma siete voi veramente? Eh sì. Mannaggia, mi avete fatto venire un colpo. Stavo già facendo i documenti per il passaporto falso. Cretino, dai, siamo quasi lì, vieni giù. Sì, sono già giù. Sì, sono già giù. Dio santo. Allora, spostati. Dai. Stai calmo. Calmo, bisogna fargli vedere a sta gente chi comanda, dai! Ho capito!
Stai tranquillo, stai calmo, mamma mia, no, alle 6 del mattino, se vai così a mezzogiorno cosa fai? Tiri le bombe a mano. Le ho portate, le lì nel cassettino. Dai! E poi rovini un'atmosfera, abbi pazienza, guarda, sì. C'è una pace, un silenzio a quest'ora del mattino. Guarda che tranquillità, le sale è bellissima in fondo. Prenditela comoda, guarda che meraviglia, guarda. Guarda che spettacolo, è bellissimo, poi c'è una luce particolare. Guarda, guarda. Guarda i viados che vanno a casa. Guarda che non vale. Ciao Marco. Ciao Aldo. Ciao Aldo, vestito da donna. Ciao Aldo, ci vediamo domani. Fantastico. Ma chi l'avrebbe mai detto? Io sì, in realtà. Pensa a te, pensa a te. Sembravano, invece. Sì, sì. Dopo questa curvettina a destra, siamo arrivati. Visto? Non è sceso. Dice che è giù. Guarda, ti ha riscommesso. Chiamalo un po', per favore, va, devi scendere. Roby! Roby! Cosa stai facendo? Mi fai diventare sordo, c'è il finestrino, aprilo! Ho capito, pensavo fosse una macchina insonorizzata. Lo è, ma dentro per fuori, non dentro per dentro. Dai, tira giusto il finestrino. Ciao Ciccio, cos'è questo? C'è la manetta, il modello base. La Nissan Baracca hai preso. Sì. Cos'è quello? Il Titanic? Il traghetto, non il Titanic. Dai, su! Roby! Oh, ragazzi! Cosa credate? Guardate qua, io ci abito, la gente mi conosce. Che figura mi fate fare? Sì, che ti conoscono sicuramente tutti. Dai, vieni giù che dobbiamo partire tardi. Sì, un secondo e scendo, tanto sono pronto. Un minuto solo che finisco di mangiare la peperonata e arrivo. Vabbè, per ora. Alle 6 del mattino, a mezzogiorno, dopo i morti. Sicuro. Ma come cavolo fa? Ma comunque lui digerisce tutto. Beato lui. È impressionante, digerisce. Io non digerisco niente. Mangio la Filadelfia e mi rimane bloccata, schema su e giù, una cosa, guarda. Capito. E la rucola. Lascia stare la rucola. Sì, la rucola mi si pianta qua per 3-4 giorni di seguito e non vado più a lavorare. No, lo capisco, infatti la mangio una volta in 3 giorni. Comunque la rumore è bastardo, c'è poco da dire. Ciccio, vai dietro, vai. Scusa, arrivi, non saluti e Ciccio vai dietro? L'educazione l'hai lasciata in solaio? Perché cambia con l'educazione. Cambia sì con l'educazione. Va bene. Ciao, vai dietro. Allora, mi stai prendendo in giro davvero, dammi una motivazione concreta perché io debba andare dietro. Perché nelle curve sto male. E se mangi la merda? Dai Dario, vai indietro tu per favore, se no non arriviamo più, è tardi, porta pazienza, vai indietro, dai, su. Ho capito, ma sempre io ci devo rimettere. Ma no, vai indietro tu, se no non finiamo più sta storia. Ho capito, dai, cosa stai facendo? C'ha 4 sportelli, 4 porte e 3 sedili. Sì, è il nuovo modello, l'SV. Dai! Ma che cazzo di macchine fa la Nissan? Aerodinamica. E ci voleva tanto. Cosa stai facendo? Entri in macchina e non apriamo la porta. Così. Non conosco il modello. Dai, su. Lo sapevo fossimo rimasti ancora in garage. In garage. Dai. Allora, partiamo, via! Ciccio, vuoi andare un po' avanti? Cioè, ancora non siamo partiti, questo già rompe. Che devo fare? Dai. Ciccio, vuoi andare un po' avanti? Se per questo sono andato avanti una parrucca, non solo un pelo. Sei una parrucca delle tue, non ti sei mosso ad un millimetro. Sì, per l'amore della pace, puoi dire qualcosa tu? Mi sono già fatto avanti 2 tocchi, faccio ancora un tocco, vado a far compagnia al radiatore. E dove vado? Ho capito, se io dietro non ci sto, le ginocchia in gola. Se non hai né busto né culo, non è colpa nostra, fatti operare. Hai ragione. E poi, scusa, fatti indietro tu. Vai indietro tu. Perché nella tua macchina i sedili dietro vanno indietro? Certo, è un nuovo modello. Lightning Vision. Vabbè.
se rimanete seri, gli altri scoprono. Sì, sì, sì. Io ti guardo, Ma ti sta tutto in posso darvi solo un input? Poi tagliamo. Se non mi guardate negli occhi, no, infatti non lo guardo. Cioè, guardagli il naso. Ma io guardo, così. Guardando, cioè, guardagli un orecchio. Ma no, vado a se li vedi, ti lo guardo. Io ti guardo con l'orecchio, non ti guardo in faccia. Sì. Ok, ok. Ti sta tutto. Ti sta tutto in garage? Dai, su, oddio santo. Ma che modello di Nissan è questo? Nissan Banana. La famosa Nissan Chiquita. È per il comodo, perché nelle curve muore il volante, fa tutto da solo. Sì, lo so, veramente. Dio, adesso è pure Nissan. Amici! Amici! Che tempo fa, Tortora? Dai, scemo, vieni avanti, vieni qui che dobbiamo parlare. Passa il pullman! Dai, vieni. E via! Partiamo, dai! Oh, ovviamente possiamo partire. Sì. Ti fai un po' favore, devo farlo di e siamo appena partiti, ti ho appena recuperato da casa, devi farlo a casa. Capito? No, mi scappava, adesso. Sei adulto, tienitela. Capito? Ti sto dicendo che c'ho la biscica come una zampogna. Adesso, quando mi fermerò a fare benzina... ti faccio un pieno. Dai, no! Scusa, tienitela, siamo appena partiti. Andiamo, poi fa un po'. Non ti preoccupare, vai a destinazione, io te la faccio in macchina. Ma sei fuori! Tra un po' da una capocciata contro il parabrezza! Parabrezza? Cos'è il nuovo deodorante della Nissan? Dai, vai! Scende fra di lì, non ce la faccio più! Il parabrezza, dai! Ma no, ma cosa fai, Roby? Ma porca miseria! Ma che schifo, ma spostati, vai da un'altra parte! Te l'ho detto che non ce la facevo più, me la stavo facendo addosso! Ho capito! Così mi costringi a guardarti, Tu non guardare, scusa, se guardi vuol dire che ti piace! Ma porca miseria, ma che schifo, ma poi vai da, vai nel bosco a farlo, Mamma mia! Come stai parlando? È il brivido della pipì! Ma che brivido della pipì! Ma che schifo! Ma che schifo! Ma no! Ma dai, ma adesso mi sporchi tutti i tappetini! Oh, adesso mi sporca tutto il tappetino! No! Ho capito, comunque rimane sempre ammoniaca, cioè... Ho capito, però fa schifo! Fatti la doccia, visto che è ammoniaca! Se per questo si fanno anche gli sciampi con l'ammoniaca! E tu ne avrai usati parecchi! Dai! È simpatico! Dai! Secondo me non sa l'immagine! Ma sei fuori? Lo sai che c'ho il soffio io? Spegni le candeline! Almeno hai pulito le scale! Vai! Dai, andiamo! No, amo, sei leggiato! Guardalo! Per la cintura! Guardalo! Siete proprio simpatici, bravo! Me l'hai pulito le scarpe bene! Andiamo! Allora! Al contrario. Sai cosa facciamo? Io ho, dopo questa curva a destra... È un po' lunga, Già! Oh. Quasi, sai cosa facciamo? Io prenderei la strada statale, così ci prendiamo il verde, così non guardiamo l'autostrada, o no? La statale adesso? Sì! Mancano 1020 km e tu vuoi fare la statale. E quando arriviamo? Ma sì. Guarda, dopo questa curva S. Grande. Brutte queste curve. Sì. Però guarda adesso. Guarda un po' il verde. Guarda. Almeno vediamo qualcosa di bello. L'autostrada, grigio. Sì. A me piace il verde. Anche mi rilassa un sacco. Anche vediamo un po' di cose. Sì. Guarda, ma che bel vicino che c'è lì! Ma c'è un gatto! Ho visto, ma non... Ma c'è un gatto lì fermo sul ciglio della strada! Appunto, non è colpa mia, se lui sta lì fermo, non è colpa mia! I gatti di solito ti attraversano la strada, io ero pronto per schivarlo, è un gatto anomalo! Su, guarda. Io amo gli animali, comunque. Capito, un secondo prima era vivo, track, un secondo dopo... Era morto. Lo so, è il passaggio della vita, che devo farsi. Ho capito, ma che trapasso veloce però. Lo so. Ma
Ma sì, lo so già, guarda, so già, adesso sta scena qui, io di notte mi sveglio con l'immagine qua del gatto che abbiamo schiacciato. Sì, ti mangio un po' di peperonato, ti passa tutto, guarda. Vedete, tanto succede se mi sveglio la notte con gli incubi. Ma... No, no, guarda che curva a sinistra. Non lungo questo. Eh sì, 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 è posto così, deve essere la Calabria che... Guarda, ma che bel dalmata che c'è lì! Ma scusa, ma questo è un dalmata! Ho capito! È un dalmata, è grosso, anche le macchie, ma, anche nero! Ma no, appunto, lui è bianco e nero, dov'era? Ma lì, dove c'è la ghiaia? Esatto, la ghiaia è bianca e nera, se lui si mette lì e si mimetizza non è colpa mia! Mi sono accorto che era un dalmata quando ho fatto... Allora me ne sono accorto, però non mi accorgevo che... Ho capito! E prima il gatto, adesso il dalmata! Che devo fare? Io amo gli animali, amo anche dei cani, eh! Ho capito, duro poco con te gli animali, però... Ma porca miseria, l'ho visto lì che aveva una macchinina nera, man mano che si avvicinava, è come se l'avessi visto crescere. Mi diceva già che cosa è affezionato. Lo so, capisco. Morto anche lui. Lo so. Guarda che brutta discesa. Oh, brutta, eh? Che brutta. Sì. Ciccio, ma che la discesa è finita, eh? Dietro finisce dopo. Scusi. Oh, che miseria. Comunque, un po' di sensibilità questa macchina. Però guarda che bello. Dai, guarda! Guarda il riccio con tutti i ricciolini, guarda! Oh. Se ne è salvato uno! Allora, posso. Era rimasto orfano! Era rimasto senza mamma, cosa faccio? Lo lascio lì? No, io amo gli animali, ci vuole il cuore! Potevo mica lasciarlo lì così, soffro, al destino. Io amo gli animali. Che destino crudele. Lo so. Ho un po' di sensibilità in questa macchina, ma che poche miseria. Lo so. Guarda che curva a sinistra. Guarda a destra. Ma che storia la Calabria, eh? Bella. Sì. Sì, e comunque ridendo e scherzando siamo arrivati a Pizzo Calabro. Ridendo e scherzando, ridendo e sterminando, no. Siamo arrivati a Pizzo Calabro. No, sterminando. No, allora Roberto, però allora, Siria aveva detto a te dove andare, no? Hai preso tu il biglietto? Prendi un po' il biglietto, vediamo dove dobbiamo andare, almeno siamo qua. Ma cosa fai? Tieni dietro le calze? Nelle mutande pizzicava. Pizzicava. Leggi un po', dai, su. Cosa c'è scritto? Allora, Pizzo Calabro, Skylab, devo andare allo Skylab, via Washington 85. No. Skylab, via Washington, a Pizzo Calabro? E il proprietario chi è, scusa? Mr. Jones? No, ma comunque credo che siamo arrivati. Così, hai visto il duomo? Non mi viene. Comunque fai così, scusa, chiedi un po' alla signora. Ah, sì, aspetta, che devo segnare. È del posto. No, Ciccio, c'è la manetta, il modello base. Ha preso la Nissan Baracca. E cos'è, la Nissan dei Flintstone questa che? No, la Nissan Suburban, hai un numero. Signora, mi scusi, signora. Buonasera, scusi. Un'informazione, via Washington. Sì, scusa, puoi rallentare, c'è la signora che sta camminando. Scusa. Cosa c'è? No, accelerare, c'è la signora che sta correndo dietro. Signora, è caduta la signora! No. Ma tanto comunque non serve, siamo arrivati. Guarda là cosa c'è scritto. Sì. C'è scritto Skylar, siamo arrivati. Fai così. Sai che poi finirà su YouTube questo, quindi... tu c'ho il capezzo. Fai così, vabbè, hai preso tu le due cose, i biglietti. Vai a chiedere un po', vai a vedere, perché sembra arriva in buio. Io devo andare. E dai, ho preso tutto il biglietto, sei lì, la strada è lì, cosa faccio? Soprattutto io devo farti. Sì, davanti. Sì, giù. Ma che cosa fa? Incredibile. Fai qualcosa! Faccio un balletto. Dai, lo suona, lì vedo un campanello, cos'è? Ci sarà l'ingresso da dentro. Tutto spento qui, dove vado? Da campanello magari suona, prova. Aspetta che c'è questo campanello qui, come vediamo questo. No, qua non suona, guarda, tutto spento, qua non suona neanche il campanello. Ma cosa dice il biglietto? Le indicazioni portano qui. Però Skylab, via Washington.
Eccolo lì. Eccolo. Ha fatto qualche casino. Ha sbagliato qualcosa. Ma dobbiamo andare in Sardegna. Cosa stai facendo con quel? No, vieni qua. Vieni qua con quel biglietto. Ti faccio la lavanda gastrica da dietro. Porta qua il biglietto. Adesso cosa avrà fatto? Avrà scritto male, sicuro. Avrà detto peggio. Esatto. Allora, Skylab, Pizzo Calabro, via Washington. Quanto c'è? Roberto, ma la data è giusta? Roberto, qui c'è scritto 21 gennaio, siamo al 21 dicembre. Ci hai fatto venire un mese prima? Amos, ci ha fatto venire un mese prima? Ci hai fatto venire un mese prima? Ci ha fatto venire un mese prima? Ma dico, ci hai fatto venire un mese prima? Ci ha fatto venire un mese prima? Ma non lo chiedi a me, chiedi a lui! Sai perché non lo chiedo a lui? Io no! No, perché ti sta sulle palle! Perché mi sta sulle palle? No, ma allora Roberto, ci hai fatto venire un mese prima? Ho capito, una cosa ho sbagliato. Combinazione, cioè, avessi sbagliato il numero civico, tutto sto processo non veniva fuori. Cioè, ma che combinazione, ho sbagliato la cosa più importante che era data, allora boh, facciamo il processo perché ho sbagliato la data. Ah, un processo, un mese prima, cosa facciamo? Mettiamo un mese qua ad aspettare il tempo. E comunque ho sbagliato dicembre con gennaio, non è che ho sbagliato giugno con ferragosto. Allora è tutto risolto, allora cosa facciamo? Stiamo qua a aspettare? No, non stiamo a aspettare. Guarda, ti darei una cliccata qua sulla fronte, qua. C'hai ragione, perché non me la dai la cliccata qua sulla fronte? Lo sai perché non ti do la cliccata qua? Perché non me la dai? Perché questa macchina non ce l'hai il clicker. Ce l'hai il corso. Ha preso il modello base. È vero, adesso cosa facciamo? Andiamo a casa. Ascolta, facciamo così, andiamo a casa, va. Ciao Rami! Ciao!